Mamma mia, che fortuna, che fortuna, che fortuna al 93esimo. Arrivato Thuram, stavano facendo una partita così che sto detto, adesso li prendo in giro per il pareggio, ormai li posso sfottere. Poi ve lo giuro, esce fuori il video a quest'ora perché? Perché mi sono addormentato, mancava 10 minuti, mi stavo addormentando della partita. E niente, sul più bello, quando era mai finito, stava per partire il mio sfottò. Bang, Thuram. Thuram ormai è diventato come una cosa che mi sta perseguitando da quando l'ho sfottuto l'anno scorso. Comunque, diciamo che questi qua dello Young Boys menavano come Mastri Ferrai. Io non so, l'arbitro qua gli ha dato la metà dei gialli che si meritavano. Dopo nulla, con le riserve, l'Inter poca roba, Arnautovic è un pippone totale, proprio è una pippa esagerata, in più può essere sbagliato un calcio di rigore clamoroso, e nulla, Simone Inzaghi ha dovuto chiamare quelli forti, la squadra titolare, e poi dopo lì non c'è stata più storia. Però non me l'aspettavo, ormai non me l'aspettavo, ho detto... Vuoi vedere che magari al 90esimo fanno la fine che ha fatto il gobbo ieri, certo, stava giocando un po' meglio. E quindi sono 3 punti comunque che sono straimportanti per la storia del girone, perché porta l'Inter tra le prime 8, quindi è tanta roba, se la sono riuscita a procurare vincendo una partita che sulla carta doveva essere una passeggiata di salute, invece è stata una partita ostica, facendo riposare per il più del tempo la metà della squadra, quindi raga, che dire, gli è andato tutto bene sti qua, però non pensavo manco che dovevate arrivare al 93esimo a vincere questo chi è lo Young Boys, raga, ma chi è lo Young Boys? Buonanotte a tutti, sempre forza Milan, sono ancora rincoglionito, mi sono svegliato adesso, sempre forza Milan e niente, non siamo riusciti a gufare profondamente.